Per le pillole di cucina lineare metabolica parliamo oggi di un altro prodotto molto importante. È un preparato ideale per la realizzazione di crepe e di pancake. Le modalità di preparazione si distinguono, non si distinguono invece le modalità iniziali per poter creare la miscela. Il prodotto viene inizialmente shakerato, lasciato riposare un paio di minuti, lasciato reidratare per poi procedere alla trasformazione. Per realizzare una buona crespella occorre utilizzare una padella con il fondo antiaderente. Bisogna spruzzare una leggera quantità di soluzione a acqua e olio, viene aggiunta la corretta quantità, con un movimento circolare del polso il composto viene steso per tutta la superficie della pentola e viene lasciato rassodare per qualche secondo. Consiglio sempre di non esagerare mai con i tempi di cottura. Una leggera doratura a ambo i lati ci garantisce un prodotto finale straordinario. I pancake si differenziano solamente per il sistema di cottura. Consiglio l'utilizzo sempre di una padella antiaderente con un diametro più piccolo e aggiungere una quantità superiore di miscela. Il pancake deve essere abbastanza morbido, non può essere sottile come una crespella, come la migliore tradizione recita, però le modalità e l'esecuzione sono le medesime della crespella. Ci sono diversi attrezzi di cottura per realizzare questo tipo di preparazione. Ripeto, non occorre eccedere in condimenti grassi, perché la padella antiaderente ci garantisce che il prodotto non attacchi al fondo se le modalità di cottura vengono rispettate.